Allora, oggi vado a presentarvi questa collana con la realizzazione di questo bracciale. Ho utilizzato appunto tutti quelli che sono i prodotti della Hembeats che vi metterò giù nell'info box e vi farò vedere appunto i codici anche durante la spiegazione del montaggio della collana e del bracciale. Sono stata ancora sui toni dell'azzurro perché stiamo andando verso l'estate. Sì. Stiamo andando verso l'estate anche se il tempo non è bellissimo, ma siamo ormai in primavera e quindi la prossima stagione che arriverà è l'estate. Scusate quello che è il macello che c'è dietro, ma questo è il mio laboratorio dove posso realizzare queste cose. Quindi io vi lascio al tutorial e vi ringrazio per la vostra visione. Grazie. In questo tutorial andremo a realizzare questa collana. Io l'ho solo abbozzata con la catena, con tutte le cose, mi mancano solo quelli che sono i chiodini e gli anellini. E per realizzare questa collana andremo ad utilizzare, una cosa, con la parte avanzata della catena andrò a realizzare anche un braccialetto sempre con il doppio giro di catena, in modo tale che vada a ricordare questi tre giri appunto della catena della collana. Allora, per realizzare questa collana andremo ad utilizzare queste perle in acrilico, che sono, il codice è questo. Poi andremo ad utilizzare queste stelle che avete già visto nel tutorial precedente. Vedete, queste sono 20 pezzi, io li ho già utilizzati per il tutorial precedente e lo utilizzerò anche per questo. Poi queste perle che sono sempre perle in acrilico, spero che riusciate a vedere bene, poi migliorerò con la chiara luce. Questo è il codice. Queste sono perle in acrilico che ricordano quello che è l'occhio di tigre, la finitura occhio di tigre. Poi andremo anche ad utilizzare questo tipo di perle che invece hanno una finitura sempre in acrilico, finitura tipo giada, che ricordano quindi quelle che sono le pietre dure. Questo è il codice. Poi andremo ad utilizzare anche queste pastiglie sempre in acrilico che ricordano quelle che sono le pietre dure, e questo è il codice. Useremo anche questi copriperla stile tibetano per le perle tonde e per il bracciale, e per la chiusura del bracciale andremo ad utilizzare queste chiusure T-bar nello stile tibetano. Però mi piaceva perché ricordava sempre la stellina che avevamo visto anche nel tutorial precedente. La catena che vedete qui ha questo codice. Ecco qui. Quindi noi utilizzeremo questi materiali per la realizzazione di questo progetto e ovviamente anche del bracciale che abbiamo appena detto. E quindi io direi di metterci subito al lavoro. Allora, per realizzare questo tipo di parte della collana, bisogna tagliare tre parti della nostra catena che abbiamo visto essere questa. Allora, la prima parte, la parte più alta, l'ho misurata come 20 centimetri, la seconda come 30 centimetri e la terza 40 centimetri. Ovviamente questo va in base alle vostre esigenze. Potete decidere di farlo tutto a meno 5 centimetri, quindi 15, 25 e 35. È liberissima quella che è l'interpretazione ovviamente di questi numeri. E poi questi tre pezzi di catena sono andata a agganciarli con questi anellini. Sono anellini da
0,8, però potrebbero essere anche più piccoli. L'importante è appunto che riescano a inglobare i nostri tre prezzi di catena. A questo punto, che cosa ho fatto? Ho deciso quella che è la sequenza delle perle e sono andata ad inserire per ciascuna delle mie perle, scusate le mie mani. Per ciascuna delle mie perle sono andata ad inserire un chiodino facendo appunto i nodini, i chiodini, facendo appunto gli occhielli per ciascuna perla. Quindi decisa quella che è la mia sequenza, vado quindi a cominciare a montare la collana. Da questa parte ho deciso appunto di mettere la stella sulla parte centrale che ho già unito con queste due perle. Oggi è proprio zero, eh? Messa a fuoco, non ci siamo. NCS. L'ho montata appunto con queste due perle con i nostri copriperla che vi ho fatto vedere. Adesso la monterò in questa maniera perché mi piace con la punta verso l'alto e quindi vado a montare questa parte della collana. Ho deciso di montare la collana utilizzando gli anelli della catena che ho avuto appunto dalla ditta, che è questa. E questo è il codice, perché mi sembra un buon modo per utilizzarla e poi anche perché, a parte che appunto ci sta all'interno degli anellini, ma vedete che girando dà una bella sferzata di luce. Sferzata di luce e io appunto la cerco all'interno di questa collana. Quindi finisco di montare tutta la collana con questi anellini e ci vediamo dopo. Punto del montaggio, vado a prendere la mia catena e vado ad attaccarla agli anellini delle ultime due perle. Ecco qui, abbiamo montato quella che è la catena insieme alle perle. Io qua ho una situazione di buio, non riesco a capire il perché, e quindi la nostra collana è quasi terminata. Adesso noi andremo solo a aggiungere la catena sulla parte alta e la troveremo finita. Allora, per questa catena decido di utilizzarne almeno un altro 35-40 cm per fare appunto la parte alta della collana. Questa catena non è necessario appunto tagliarla perché si apre se adesso ovviamente io riesco a farlo. Ecco qua. Si apre, si sgancia quello che è l'anellino e vado poi ad inserirlo nella parte alta della mia collana. Ed ecco qua quindi la nostra collana finita. Poi ve la farò vedere bene sull'espositore in modo tale che riusciate a vederla bene. Io la voglio asimmetrica, asimmetrica in questa maniera e anche con la catena che va più in alto da una parte e più in basso dall'altra, ma perché è una mia priorità, fra virgolette. Voi potete anche decidere di portarla simmetrica in questa maniera, oppure appunto come volete, come gli va lei di girarvi attorno al collo. Adesso andiamo a fare anche quello che è il braccialetto. Per fare la misura, ho deciso di fare in questa maniera. Ho preso un mio bracciale, ho preso la collana, vi faccio vedere questo metodo. Allora, vado a mettere attorno al mio bracciale due giri di catena più o meno. Ok, due giri di catena e poi questi due giri vedo di verificarli se la misura del mio bracciale va bene perché io voglio fare due giri del mio bracciale, quindi questo dovrebbe essere la misura del mio bracciale e in teoria dovrebbe andare bene, quindi procedo con il montaggio. A questo punto la faccio semplice semplice. Allora prendo la mia catena, apro un anellino nella parte appunto a metà, apro
un anellino, infilo la parte della metà, sempre che lo mettiamo a fuoco. Aspettate che magari mi abbasso. Infilo l'anellino della metà. Ok. E poi vado a prendere la mia chiusura a T-bar, che potrebbe essere, vabbè, di qua o di là è uguale, e vado ad infilarcela sopra. Sì, se riusciamo a mettere a fuoco anche, speriamo che riusciate a capirlo. Comunque è abbastanza semplice come passaggio. E poi vado a chiudere, se vedo dove sto andando. Vado a chiudere il mio anellino in questa parte, in questa maniera io ho già montato praticamente quasi tutto il bracciale. Dall'altra parte prendo l'anellino di riferimento, scusate, prendo l'anellino di riferimento, quello che mi interessa diventi l'anellino della mia, oh, allora, l'anellino della mia chiusura del T-bar e vado ad aprirlo. E ci infilo dentro la mia chiusura. In questa maniera il mio bracciale è già, tra virgolette, montato. Ok, il mio bracciale è praticamente montato. Io adesso vado ad attaccargli quelli che sono i charms realizzati con queste perle e la parure è praticamente conclusa. Quindi per realizzare questo bracciale decido di utilizzare queste perle nella versione azzurra e questo è il codice, ve l'avevo già fatto vedere, e queste perle sempre nella versione azzurra. E questo è il codice. Utilizzeremo i nostri copriperla per abbellire ovviamente ciascuna delle perle che ricordo essere in acrilico, ma sono bellissime. Questi sono i copriperla che andremo ad utilizzare e ovviamente dei chiodini per andare, i chiodini e gli anellini per andare, anche se adesso vediamo, perché magari riesco a mettere il chiodino attaccato all'anellino, cioè all'anellino della catena, senza dover mettere l'anellino. Adesso vediamo. E quindi eccola qui la nostra bella collana finita con il suo bracciale. L'ho messa sull'espositore per farvi vedere appunto un po' la lunghezza. Spero appunto che questo tutorial vi sia piaciuto. Io ringrazio ancora una volta la NBeats per avermi dato la possibilità di ottenere questa collaborazione. Vi invito ad andare sul sito della NBeats e vedere appunto tutti i prodotti bellissimi e il prezzo che hanno, che sono assolutamente abbordabili per chi realizza questo tipo di manufatti, ma anche per chi fa scrapbooking, oppure lavora la resina, oppure tante 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 cose anche dal cucito, insomma anche la nail art. Passate appunto a vedere questo tipo di sito. Io vi ringrazio ancora una volta, vi invito ad iscrivervi al mio canale se vi fa piacere, vi invito a mettermi un like se vi è piaciuto questo video per sostenere appunto il mio canale. Io ancora una volta vi ringrazio, ringrazio ancora la NBeats e quindi vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo quindi al prossimo video. Ciao!